Buonasera, bentrovati. È stata davvero una giornata entusiasmante per i nostri azzurri impegnati alle Olimpiadi di Parigi, pallavolo, ma non solo. E nelle ore in cui i ragazzi si stavano giocando tutto alle Olimpiadi, un grande campione del nostro territorio come Nicolò Martinenghi tornava a casa, atterrava a Linate e veniva abbracciato dalla folla, anche dal vice sindaco. Poi però c'è la cronaca con l'ennesima aggressione di un cane ai danni di una bambina di 11 anni trasportata in ospedale in elicottero. È successo a Busto Arsizio e sul tema Chiara Milani ha voluto interpellare un'esperta. L'ultimo caso è una bambina di 11 anni portata via nel soccorso dopo essere stata azzannata dal cane di famiglia nel pomeriggio di domenica 4 agosto in via Zimonti a Busto Arsizio. E non è certo la prima volta in cui un episodio del genere si verifica. Prevenire simili drammi però si può. A spiegarlo a Vivere in Rosa, il salotto femminile di Rete 55, in onda ogni domenica alle 20:45 e in replica il giovedì alle 18:15, la veterinaria abustese Sabrina Giussani, già presidente della Società Italiana Scienze del Comportamento Animale. Quando nasce un bambino, cambia il nucleo familiare e il cane deve essere inserito in questo nucleo familiare. Se il bambino vive in casa e il cane vive fuori casa, prima o poi i due si incontrano. E quando si incontrano senza un'opportuna preparazione, il cane si trova senza parole di fronte a questo neonato che non sa che cosa sia. Non è che normalmente un cane dice noi abbiamo un figlio e lui lo adotta perché, come posso dire, è un babysitter in fieri o ha la vocazione del babysitter. Anche noi quando diventiamo mamme facciamo fatica i primi tempi, non sappiamo bene come gestire il nuovo nato e quindi, ad esempio, è opportuno fare una visita comportamentale già durante la gravidanza della mamma per capire se ci sono dei segnali d'allarme che possono farmi dire dobbiamo fare un percorso, perché altrimenti quando arriverà il neonato possiamo avere una situazione di rischio. E questo percorso ci aiuta ad armonizzare il gruppo famiglia. E questo è molto molto utile per evitare delle situazioni di questo genere. E a proposito di cani, ma da tutt'altro punto di vista, quello delle tutele, quello delle difese, quello della valorizzazione, torniamo al canile di Varese. Mezzo milione di fondi, la solidarietà e naturalmente i volontari. Il canile municipale di Varese festeggia e si prepara a proiettarsi nel futuro. Dopo i soldi pronti per essere spesi da comune, provincia e regione, c'è grande attesa per i progetti. Per chi c'è oggi, ci sarà domani e per chi non c'è più, a partire dal ricordo di Luca Alfano, a cui è stata dedicata una targa in suo onore. Oggi una giornata di festa per questo canile, fondi in arrivo, però partiamo dal ricordo di Luca. Esatto, oggi noi vogliamo ricordare Luca, abbiamo installato una targa in sua memoria. Luca, che è sempre stato vicino agli ultimi, è sempre stato vicino alle persone più fragili e ci ha aiutato i cani del canile di Varese. Vogliamo anche pensare che sia stato proprio Luca a muovere le energie e far sì che il comune finalmente firmasse l'atto di indirizzo programmatico per la progettazione del canile.
ci auguriamo anche che questo avvenga in tempi brevi. Noi siamo pronti con il nostro staff tecnico e soprattutto siamo pronti con tanti sostenitori, perché questo è un canile che deve essere un canile all'avanguardia, un canile all'interno di una città di Varese, un canile innovativo, il vero ruolo del canile sociale. Ci auguriamo. Senti, qui ci sono tante persone, senza i volontari non si riuscirebbe ad andare da nessuna parte. Concordo, noi abbiamo più volontari che cani, il luogo di vita, il canile di Varese è un luogo anche di aggregazione, questo vuol dire canile inclusivo. Sono volontari formati, sono volontari che sono guidati dal nostro staff tecnico, educatori, istruttori, quindi veramente non vediamo l'ora di poter dare il nostro contributo nella fase della progettazione. Giornata decisamente incandescente, non per motivi climatici, in quel di Gallarate. La mattinata infatti iniziata con una protesta nell'area in cui si stanno abbattendo degli alberi per fare spazio alla nuova scuola. La realizzazione di una nuova scuola, da che mondo è mondo, è motivo di gioia, feste e ottimismo, ma questo non vale per Gallarate, o meglio, per i rioni di Cascinetta e Caiello, laddove i lavori di disboscamento funzionale alla costruzione del nuovo polo per due primari e due asili scatena polemiche da diverse settimane. Lunedì mattina, in via Curtatone, la protesta è entrata nel vivo con striscioni, presidio, manifestanti, amministratori locali e forze dell'ordine. Da una parte il comitato Salviamo gli alberi di Gallarate, gli ambientalisti che difendono a spada tratta l'area verde e ne pretendono la tutela. Dall'altra il sindaco Andrea Cassani, il quale evidenzia la correttezza della procedura e insiste affinché i lavori partano nei tempi previsti. In mezzo, Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale, ma anche la Forestale, chiamata sul posto dai contestatori perché verifichi il rispetto delle regole. E a chi lo accusa di aver invaso l'area di cantiere, il comitato risponde con questo video. Siamo entrati in questo bosco prima che mettessero i nastri. Noi eravamo già qui dentro. Quindi non siamo noi ad aver invaso il cantiere, sono venuti a recintarci dentro nel bosco. E poi in giornata abbiamo ricevuto la replica del sindaco di Gallarate, ascoltiamolo. Oggi si partirà con il taglio, se a loro sta bene partiamo dai rovi e ragioniamo sul resto, altrimenti si parte direttamente con tutti i tagli. Noi riteniamo che buona parte di tutte le specie che ci sono qui hanno già nidificato abbondantemente nei mesi precedenti e che quindi sostanzialmente sia un periodo in cui non c'è un grosso pericolo. È sempre un dispiacere andare a tagliare delle piante, benché abbiamo stanziato le risorse che sono già nella disponibilità del Parco del Ticino per andare a ripiantumare altre aree all'interno della città di Gallarate. Qui non sorgerà un supermercato, un intervento privato, sorgerà una scuola che racchiuderà due scuole materne e due scuole elementari del territorio, portando efficienza energetica ed economica per tutta la città. La cronaca ci porta a Gemonio, dove due uomini di 33 e 55 anni sono stati arrestati per un giro di spaccio di droga. Si tratta di due italiani, in manette anche una donna di 26 anni, compagna del 33enne, arrestata a Gela grazie alla collaborazione dei carabinieri della locale stazione. Un chilo di cocaina è stato sequestrato nell'ambito di questa operazione, ma si calcola, secondo gli inquirenti, che mezzo chilo di cocaina sia già stata smerciata nell'area dell'Alto Varesotto per un introito illecito di oltre 70.000 euro. E adesso invece andiamo a Malpensa, ricorderete il protocollo fortemente voluto dal prefetto Pasquariello per la questione dei senza dimora che appunto alloggiano in aeroporto. Entro l'8 agosto tutti i comuni firmeranno l'intesa. Parola di prefetto. I comuni firmeranno entro l'8 agosto. Non ha dubbi il prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, il quale dà per certa l'adesione di Busto-Arsizio, Casorate, Gallarate, Lonate Pozzolo e Vizzola Ticino al protocollo d'intesa sulle persone senza fissa dimora che risiedono a Malpensa. Nella stessa nota il prefetto ricorda che i comuni firmatari dell'accordo non sosterranno alcun onere finanziario e che l'assessorato regionale alla solidarietà sociale ha messo a disposizione del progetto Area Ripartenze un contributo di 330.000 euro. Di fatto, spiegano dal comune di Varese, la cui sottoscrizione è imminente, si tratta di mettere in pratica tutta un'assistenza che porterà a un reinserimento nella società dei clochard, dunque in pieno spirito collaborativo tra enti e in particolare con la prefettura. Della provincia vi abbiamo già raccontato le dichiarazioni del presidente Magarini, che ha voluto tracciare un bilancio di questo primo anno e mezzo alla guida di Villa Recalcati. Aggiungiamo un tassello, quello sulle nuove palestre che si vogliono costruire. Sistemare le palestre esistenti per dotare scuole e territorio di modernità, confortevolezza, spazi e attrezzi adeguati e costruire almeno tre palestre nuove di zecca, questo è l'impegno della provincia.
L'idea è quella di realizzare 3-4 in base alle risorse a disposizione, palestre, una al nord, una al centro e una al sud. Questa è l'ambizione che abbiamo. Scriveremo ai comuni chiedendo se hanno già dei progetti avviati e si sono interessati, ovviamente in base alla densità della popolazione e alla strategia e alla strategicità dell'intervento. Abbiamo intenzione di portare avanti anche questo progetto. Torna la festa della montagna, si parte il 9 di agosto, in cabina regia come sempre ci sono gli alpini. Via l'edizione 2024 della Festa della Montagna, dal 9 al 15 di agosto, partita da una messa di suffragio ai caduti nel lontano 1974, voluta da Monsignor Pigionatti, è diventata oggi un appuntamento culturale dell'estate varesina. Un grande lavoro di preparazione del gruppo Alpini di Varese, pronto ad aprire lo stand gastronomico, vero e proprio fiore all'occhiello della manifestazione, che è parte della missione stessa delle Penne Nere, creare un'occasione per stare insieme nel ricordo, per valorizzare le bellezze del nostro territorio. Oggi la festa è diventata un qualcosa di particolarmente importante, credo, speriamo, perché comunque noi ci mettiamo oltre il cuore per poterla realizzare. Regaliamo una settimana di salite al Campo dei Fiori, cercando di renderlo il più vivibile possibile. Tra queste scelte è l'opportunità di non far salire le auto private, perché comunque lo abbiamo deciso e ci siamo resi conto che è una cosa fondamentale. Dopodiché gli abbiamo messo tantissima polenta nei piatti, ma oltre alla polenta dei piatti abbiamo messo anche tanta cultura assieme, perché chiunque potrà, guardando il nostro programma, vedere che ogni giorno ci sono dai 3 ai 4 appuntamenti culturali che servono sicuramente per invogliare la gente a salire, ma sicuramente anche per trasmettere un qualcosa di cultura del nostro territorio. Una grande giornata di festa nell'ambito di 2 settimane legate alla tradizione di Bizzozzero, un appuntamento che quest'anno spegne 50 candeline. Abbiamo ascoltato il Presidente. Dunque, Presidente Fertini, 50 anni di festa, secoli di Bizzozzero, una bella occasione per ritrovarsi con una comunità fiatata. Sì, grazie innanzitutto della vostra presenza. Yes, confermo. È una festa importante per Varese, è chiaro, Rione Bizzozzero, ma è Varese, e la gente risponde, i volontari ad oggi rispondono ancora. Non è facile mettere in pista tutto questo ogni anno, ma poi alla fine insomma siamo qua e ce la facciamo e siamo contenti. La gente si diverte, ma poi diciamocelo che queste giornate di festa fanno anche del bene sociale. Assolutamente, bene sociale, nel senso che lo scopo della nostra associazione è aiutare chi ha bisogno. Questo è il nostro fondamento, altrimenti non sarebbe un'associazione. Quindi noi tutti gli utili li devolviamo. Logicamente ci teniamo una minima scorta per partire con la festa successiva, ma parliamo di qualche migliaio di euro, e tutto il resto lo devolviamo. L'anno scorso noi abbiamo devoluto 50.000 euro, di cui 30.000 all'apparecchiatura per la terapia intensiva dell'ospedale del Ponte, e poi varie associazioni sul territorio, adesso mi vengono in mente le suore di via Bernardino Luini, poi collaboriamo con associazioni in Africa, alcune realtà qui di Bizzozzero, tipo Casa San Carlo, che probabilmente voi conoscerete. Ecco, noi devolviamo tutto, perché questo è lo spirito per cui si fanno queste cose, no, altrimenti io che sono il presidente non le farei, e quindi tutto il gruppo mi segue in questo. Riprendiamo le fila dello sport dopo aver dedicato l'apertura al campionissimo Martinenghi, parliamo di calcio. In controtendenza con gli anni passati, la LND ha già definito i gironi di Serie D e il Varese competerà ancora una volta nell'A, raggruppamento a matrice Piemontese-Ligure. Girone particolarmente caro alla piazza, ma giustamente la società non si sbilancia visto che sarà solo il campo a dover parlare. Sulla carta comunque la grande avversaria dei biancorossi dovrebbe essere il Vado. I Liguri sono reduci da 2 vittorie consecutive ai playoff e quest'anno vogliono alzare il tiro, a maggior ragione avendo allestito una grandissima squadra in cui figura anche l'ex Varese Nicolò Cottarelli, difensore goleador la passata stagione. Non mancheranno poi le incognite, il Varese dovrà dare battaglia su ogni campo, esattamente ciò che i biancorossi faranno sabato 10 e martedì 13 agosto contro Ispra e Vergiatese. Dopo 2 ottimi test affrontando squadre di Serie C, Atalanta Under 23 e Feralpisalò, il Varese compirà un ulteriore step della propria preparazione e i tifosi sono pronti a festeggiare le prime vittorie. Calcio d'agosto, ovvio, ma vincere dà sempre entusiasmo e a Varese quest'anno più che mai ce ne sarà davvero bisogno. E di calcio ci occuperemo ancora con le ultime news biancorosse non solo nei prossimi giorni, ma per il momento mi fermo e vi ringrazio. Buona serata.